Sì, allora, le informazioni ascoltate sui debiti fuori bilancio in maniera molto generica sono molte. Mi limito a dare dei dati anche per i cittadini, visto che queste sono le ultime sedute, questa è l'ultima seduta, credo, in presenza, almeno per il mese d'agosto. Ma se ci sono stati così tanti debiti fuori bilancio, probabilmente un motivo c'è. Cerco di spiegarlo in maniera molto spicciola. Intanto il debito fuori bilancio è una condizione fisiologica di un ente locale, fisiologica poi a maggior ragione di un ente locale così complesso. Può succedere che ci siano spese impreviste, che capiti che ci siano dei giudizi pendenti che l'amministrazione può perdere. Insomma, sono valutazioni che fanno esseri umani, non per forza siamo sempre vincenti in tutto. Per cui tutte queste situazioni, se non prese per tempo, famosa lettera E dell'articolo 191 del TUEL, quindi quando ancora non sono sentenze esecutive, sarebbe molto bene onorare quei debiti, diciamo, quei debiti verso terzi. Debiti verso terzi che sono anche relativi a semplici forniture di materiali, a utenze elettriche, non so, tutto ciò che l'amministrazione deve corrispondere a terzi, quindi ai propri fornitori, e che evidentemente non ha corrisposto, o perché non ha ben programmato, o perché trattasi di sentenze esecutive, quindi lettera A dell'articolo 191 del TUEL, e che non ha onorato, o comunque che ha onorato in ritardo. Il 191 del TUEL si intitola proprio Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese. Quindi, buon padre di famiglia che dà anche il buon esempio magari ai cittadini è quello che corrisponde, ciò che deve corrispondere verso terzi, quindi anche nei confronti dei propri cittadini che magari rendono un servizio a Roma Capitale. Detto questo, siccome ci sono state mosse anche in commissione diverse critiche per tutti questi debiti fuori bilancio che sono passati in commissione e io nella mia qualità di presidente della commissione che subentro nel 2020, mi sento di non avere nessuna responsabilità perché li abbiamo trattati molto, li abbiamo esaminati e abbiamo visto comunque che sono anche molto risalenti nel tempo. Ma questo non vuol dire, non c'è una colpa per forza pregressa, però che cosa significa? Che se in alcuni casi, e faccio un esempio fra tutti, c'è un debito relativo a un ente che fornisce al Comune di Roma o a un dipartimento energia elettrica, lì forse un'attenzione all'epoca andava data, perché non pagare la bolletta dell'elettricità non solo magari lascia al buio un intero dipartimento, ma è anche come dire, buona abitudine, no? Mentre per altri casi, per esempio per i motivi di somma urgenza, beh, lì ci sta. Insomma, se ci sono eventi meteorici eccezionali, come è successo nel 2014 più e più volte, non si riesce magari sempre subito a onorare quel debito, però poi si presume che si faccia. E come si fa? Si fa nel rendiconto di gestione oppure semplicemente nel bilancio, prevedendo lo stanziamento di somme necessarie per quanto possa occorrere nel fondo passività potenziali. Poi ogni singola delibera di debito fuori bilancio va passata nelle relative commissioni e in consiglio comunale per onorare appunto questi debiti. Ora, lettera A, perché diventano lettera A e ne abbiamo approvati centinaia e centinaia. Se andiamo a vedere sul sito di Roma Capitale atti e deliberazioni, vediamo che questa amministrazione in particolare, anzi questa amministrazione soltanto, ha approvato centinaia e centinaia di debiti fuori bilancio e il blocco di oggi di 50 debiti fuori bilancio ne dà la prova. Lettera A, sentenze. Chiaro è che un privato che ha, o una società privata, un'azienda che ha un credito nei confronti di Roma Capitale e, faccio un esempio, nel 2010 non si vede soddisfatta del proprio credito o del proprio lavoro, dopo un po' di solleciti all'amministrazione va dal giudice competente, chiede un'ingiunzione, chiede un decreto ingiuntivo e se l'amministrazione continua a non pagare si passa al pignoramento presso terzi, ossia sul conto corrente dell'ente. Okay? E toglie i soldi direttamente all'ente. Questo lo fa attraverso non solo un giudizio e quindi delle spese processuali, ma lo fa anche attraverso l'applicazione, giustamente, il calcolo di interessi legali, moratori e quant'altro. Quindi questo è soltanto un danno per l'amministrazione arrivare a un pignoramento presso terzi. Ma perché si arriva a sentenza? Perché è
chiaro che se quel debito 2010 non viene onorato subito, quando gli interessi non ci sono e prima di arrivare a giudizio in tribunale, chiaro è che oggi abbiamo approvato quasi tutte lettere A. Ecco la motivazione che spesso ci viene sollevata in commissione, ma ci tengo in aula a comunicarla anche ai cittadini. Detto questo, ripeto, non c'è nessun male ad avere qualche debito fuori bilancio, è una cosa che dà squilibrio sicuramente finanziario, che va risanato all'amministrazione, ma che può capitare tranquillamente in questo ente molto complesso. Quindi assunzione di impegni, sì, c'è stata l'assunzione di impegni da parte di questa amministrazione e ne abbiamo pagate diverse centinaia di migliaia di euro, così che l'amministrazione magari in futuro può contare su una situazione debitoria un po' più pulita. E quindi l'articolo 191, che ci dice regole per l'assunzione di impegni, fa sì che noi questi impegni ce li siamo assunti e ne abbiamo fatto fronte. Grazie.